E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald, siamo qui con l'ottavo episodio della nostra carriera allenatore su FIFA 18 con il nostro Benevento. Oggi siamo qui per giocarci la partita contro l'Inter, poi ci sarà un po' la sosta per le nazionali come avevamo visto, e poi avremo, non mi ricordo più, la partita contro chi. Contro l'Hellas Verona il 15 di ottobre, quindi saremo fermi praticamente 2 settimane. Potremo fare allenamenti, tranquillamente andare a riposarci, che ne abbiamo bisogno. Quindi oggi vediamo se riusciamo a ripetere l'impresa delle scorse partite. Abbiamo battuto la Roma e abbiamo battuto, vabbè, il Crotone, però comunque è stato più difficile battere il Crotone. Quindi giochiamo con le maglie classiche, ma sì, dai, tanto siamo tutti diversi. Andiamo in partita. E si comincia con la partita. Benevento Inter batte l'Inter, quindi vediamo di riuscire a difendere nel modo migliore, come abbiamo fatto nelle ultime partite. Vediamo, qui già scappano via. Brignoli, tranquilli. Cioè, non ho capito perché viene fuori quella cosa lì adesso sui calci d'angolo. Vabbè, occhio, occhio Perisic, eccolo qua, primo gol. Perisic o Perisic, va bene, comprato in foot e non me le fa queste cose, però vabbè, non lo voglio rivedere così. Va bene, dai, andiamo a recuperarla. Ciciretti. Cataldi, bravo, che ferma l'azione così. Aja Pong, Cutrone. Non è velocissimo. Peccato, peccato. Memushai interrompe la linea di passaggio. Ma l'Inter continua a recuperare palla. Costa. Costa è un gran difensore, eh. Lo stiamo scoprendo adesso. Eder, Borca Valero, Costa ancora, poi sbaglia il passaggio, ma l'intervento difensivo è quello che conta in questo caso. Perisic, Borca Valero, Vecino, Borca Valero, Costa, ancora lui, miglior difensore della Serie A. Cipsa, Memushai. Cutrone, scambio come Mushai, ancora. Aspetta la sovrapposizione che non c'è di Aja Pong. Cipsa. Aja Pong si inserisce. Aja Pong prova il tiro. Aja Pong. Claude Aja Pong ha fatto un gol che non mi aspetta. Io ho detto tiro. Signori, che gol. Sul primo palo. Ah, ho skippato, vabbè. Claude Aja Pong, secondo gol in Serie A. E signori, l'abbiamo ripresa al 45esimo. Sarà stato il bug del 45esimo? Penso proprio di sì. È finito il primo tempo. Comunque lo subiamo sempre noi, quindi almeno una volta sfruttiamolo. Claude Aja Pong ha tirato sul primo palo. Io ho detto non segnerà mai, però la provo, tanto pur di non perdere palla e far ripartire il contropiede, io tiro. E intanto Claude Aja Pong ha fatto il suo gollettino. Attenzione Eder, il palo. Mamma mia. Allora, oggi siamo poco precisi con i passaggi. Cipsa. Grande intervento difensivo a centrocampo. Esce anche Memushai ed entra Viola. Memushai distrutto come sempre. Da sempre l'anima. Dal 110% ogni volta. Ciciretti per Cutrone, bellissimo il passaggio. Qui si ferma Cutrone. Rigore, calcio di rigore. Bravo Skriniar, così ti vogliamo. Cutrone ha fatto un'azione bellissima. Un'azione veramente bella. E rivediamo, Skriniar gli entra direttamente sulle caviglie. Con le ginocchia, non può prendere il pallone. E qui ci stava anche un cartellino giallo, però. Allora, Cutrone.
proviamo il tiro. Sta tremando tutto il gioco. Cutrone! Patrick Cutrone, 2-1 per il Benevento, e la ribaltiamo. La ribaltiamo, rigore perfetto. Ho detto adesso me lo prende. Dritto sotto l'incrocio e Handanovic non può niente. Patrick Cutrone segna il 2-1, quarto gol in campionato. Mettiamoci in ultra difensiva assolutamente e vediamo di tenere il vantaggio, perché mancano 15 minuti alla fine della partita. Attenzione qui a Perisic. Williams, Costa, ancora lui, Cataldi, Cipsa. Facciamo partire un contropiede? Viola. Bella, bellissima azione di Viola. D'Alessandro, dentro per Cutrone. Cutrone, Patrick! Cutrone! 3-1, doppietta, e la chiudiamo qui. 3 gol anche all'Inter, signori. Bellissimo, avete visto anche voi, mi sembra, all'inizio della partita, che la difficoltà è sempre campione. Forse possiamo passare a leggenda, però io aspetterei forse gennaio. Vediamo, o facciamo una stagione a campione per vedere come si evolve la situazione. Intanto esce Letizia ed entra Lazar. Signori, 3-1 e Patrick Cutrone fa la sua doppietta personale. Giustamente, come dicevo a inizio partita, da buon milanista, Patrick Cutrone fa 2 gol all'Inter. E perché no? Magari qualcun altro in più. Attenzione qui, pensavo la palla fosse uscita. Comunque, difendiamo questo doppio vantaggio. Non voglio subire un altro gol, perché subire un gol in una partita è più che abbastanza. Brignoli, signori, Brignoli, la teniamo qui e facciamo passare un po' di tempo. Tanto con l'Inter tutto è lecito. Quando stai vincendo 3-1 contro l'Inter e tu sei il Benevento. Cutrone, facciamo il quarto. D'Alessandro, ci proviamo a fare il quarto. D'Alessandro, Williams chiude. Qui D'Alessandro non è stato molto reattivo. Va bene così. Chiusura di Davide Calabria. E finisce qui. 3-1 per il Benevento. Doppietta di Cutrone. Uno su rigore e uno su azione. Bellissima. Un contropiede perfetto. E il nostro allenatore Anselmo Asbraldini va ovviamente da Spalletti, quella che è la riproduzione di Spalletti, a dirgli: caro mio, hai sbagliato squadra. Patrick Cutrone, forse uomo partita, perché un assist e 2 gol. Vediamo le valutazioni. No, Costa, attenzione, Costa ha preso un decimo di voto in più per le chiusure fantastiche che avete forse visto. Qualcosa vi ho tagliato sicuramente. Comunque, 2 gol di Cutrone, uno di Ajapong, e assist Cipsa ed Alessandro e Ciciretti. Ok, quindi non era Cutrone che aveva fatto l'assist. Mi sono sconfonduto. Bene così, bene così. Mi è piaciuta questa partita. Siamo partiti un po' così, come contro il Crotone. Però ci siamo ripresi subito e, signori, il secondo tempo è salito in cattedra Cutrone. Comunque, vi voglio far vedere una cosa. Allora, ufficio dovrebbe essere qua. Allora, offerta per Piscitelli, 75.000 euro. Ho chiesto 100.000 ed è stata accettata. Ovviamente adesso vediamo se Piscitelli vuole andarsene via, perché ha rifiutato sempre tutto. Io cosa ho fatto? Adesso vi faccio vedere. Ho messo ancora tra i preferiti qualcuno, qualche giovane, tipo Thuram, Kluivert, Lautaro Martinez, Angel Gomez, Locatelli, Tielemans, De Ligt, Cucurella, e poi dei giocatori già affermati, che però sono in scadenza di contratto
a giugno 2018, quindi da gennaio potremo fare un'offerta per prenderli. Ovviamente Chiellini, Özil, anzi Özil, Robben, Messi hanno uno stipendio esorbitante, esorbitante, non potremo mai prenderli, però li teniamo lì perché non si sa mai. Magari Goretzka riusciamo a prenderlo perché lo stipendio più o meno. Poi, che cosa ho fatto? Vediamo se... Oh, ok, offerte inviate. Carlo Pinzolio è in vendita dalla Juventus. Ci ha rifiutato il trasferimento perché la Juve ha accettato il trasferimento con lo scambio con Di Chiara, che sapete benissimo che non utilizziamo perché hanno bisogno di un terzino sinistro. No, di un terzino destro. Adesso non mi ricordo Di Chiara. Comunque, vabbè. Vedete qu quanto ci tenga io a questo giocatore. Accettano lo scambio, Pinsoglio vale molto di più di Di Chiara, però accettano lo scambio alla pari. Pinsoglio per 100.000 euro di bonus di ingaggio, che lui ne vuole 500, io gliene posso dare 400 al massimo perché vado proprio a zero, non vuole trasferirsi da noi. Allora noi ci riproveremo la prossima volta se venderemo Di Chiara. Vediamo, poi magari con i biglietti delle partite riusciamo a aumentare un po' il nostro budget. Comunque, adesso andiamo alla prossima partita, io mi vado a fare gli allenamenti e poi andremo a farci la partita con l'Hellas Verona. Passeranno 15 giorni, ma per voi forse un paio di secondi? Ok, allora tutti gli allenamenti adesso sto prendendo sempre A, ovviamente più li faccio e meglio è. Allora, Calabria è già salito di 3. Gravion è salito di 4. Duarte, che è il nostro giovane che abbiamo preso dal vivaio, è salito di 3. Claude Ajapong di 2 e Cutrone di 2. Cioè, ragazzi, stiamo andando veramente alla grande. Ok, quindi adesso ci danno i resoconti. Comunque, Piscitelli, ancora una volta, ha rifiutato il trasferimento. Malimor. Vabbè. Giochiamo la partita contro il Verona. Andiamo. No, no. Giochiamo con quella nera e loro giocano con quella gialla. Dai. Ok, la squadra è sempre questa. Tanto siamo in forma, anzi in formissima. E poi ho fatto un'altra formazione che è un 4-1-2-1-2 stretto con i due attaccanti, così possiamo alternare, vediamo. Dipende dalle partite. Quando non ci troviamo più bene con questo modulo, o se vogliamo cambiare, magari un po' più difensivo, allora mettiamo anche questo qui. Andiamo in partita. Ok, siamo al Marcantonio Bentegodi di Verona. Comincia il primo tempo di Hellas Verona Benevento. Cominciamo noi subito con una rimessa laterale. Va bene così. Cutrone. Memushai. Vede Ajapong. Ajapong! Mamma mia! Mamma mia, quei tiri a giro Ajapong. Abbiamo visto che... Ma forse è stata deviata? No, no, ho visto malissimo io. Oltre a non saper parlare, non vedo neanche. Bene. No, vabbè, mi sembrava dal replay. Comunque, Cutrone, Ajapong, la finta di tiro. Ajapong ci riprova col tiro a giro. Bruttissimo, l'ho voluto provare, ma lo sapevo che avrebbe fatto schifo. Però ci facciamo vedere, tiriamo. Non diamo possibilità agli avversari di toccare palla, e questo è molto positivo. Attenzione, Memmushai che si inserisce sempre benissimo. Questa volta non è preciso il passaggio per Cutrone. Pessa. Letizia, che liscio! Che liscio di Letizia, attenzione! Attenzione all'Hellas, attenzione a Bessa! E prendiamo il gol. Mamma mia! Allora, Letizia, un liscio clamoroso. Va a finire che Lazar forse diventa titolare nel Benevento. Va bene, Cataldo. Cutrone. Si inserisce Memushai con il destro! Memushai! Sempre lui! Cioè, sempre lui si inserisce benissimo. Memushai e Chipsa
si inseriscono sempre alla grande. Memushai, inserimento perfetto e destro a incrociare fulminante e imprendibile per il portiere. L'abbiamo ripresa subito dopo 7 minuti, siamo 1-1. E questo Benevento ha un grande cuore. Cataldi, comunque, da quando abbiamo sistemato la difesa, attenzione, da quando abbiamo sistemato la difesa stiamo giocando un calcio da metà classifica. Io dico, secondo me abbiamo la possibilità della metà classifica se continuiamo così. Però io so che a gennaio di solito le cose cambiano. Calabria che anticipo. A gennaio di solito le cose cambiano perché magari le squadre sono un po' più stanche. Però noi non abbiamo competizioni internazionali, quindi non abbiamo le coppe, a parte la Coppa Italia, ma per adesso non dovremmo aver problemi. Pancinco, Cerci, Robben, attenzione Robben, Sly, Cipsa chiude benissimo, Memushai riparte, fa partire Cutrone, Cutrone si ferma, fa salire la squadra, bravissimo Cutrone, mezzo per Memushai, Ajapong, Ajapong la mette dentro per Cipsa che ha fatto l'inserimento perfetto, avrei dovuto dargliela alta, ma va bene così. Non è che qua usciamo con i difensori, ma Cataldi, e finisce qui il primo tempo 1-1. E con le piccole sembra che soffriamo un po' di più, però va bene, siamo 1-1 e va bene così. Riprendiamo e cominciamo il secondo tempo. Calabria, ancora un intervento difensivo alla grande. Stiamo allenando Calabria nella fase difensiva. Mamma mia Robben, che tiro. Okay. Esce Robben, entra Daniele Verde, il nostro obiettivo di mercato. Questo ragazzo diventa forte, anzi è già abbastanza forte per essere giovane, è un bel giocatore, un bel esterno, poi italiano. Noi puntiamo agli italiani, ovviamente se c'è qualche fenomeno straniero non lo rifiutiamo, ma i fenomeni non vengono al Verona, a meno che non prendiamo uno di quelli che abbiamo visto giovani giovani, tipo Cucurella, Gomez, Lautaro Martinez, che ho già visto che crescono molto, hanno un potenziale incredibile. Comunque Cipsa si invola, Cipsa ancora lui, non è velocissimo purtroppo. Un intervento difensivo spettacolare, ma c'è Calabria che lo fa. Signori, Calabria è stato un acquisto. Attenzione Ciciretti, ci prova Ciciretti col destro. Ciciretti che è mancino. Ok, facciamo uscire Cipsa e entra Nicolas Viola. Cipsa distrutto, anche lui ha dato il massimo. Memushai, Memushai, signori, che centrocampista. Memushai ci prova. Cutrone, Ciciretti, no, stavo facendo il contrasto, invece aveva già conquistato palla. Facciamo uscire Ajapong per l'ultimo cambio ed entra D'Alessandro. Vediamo se riusciamo, mettiamoci in offensiva, vediamo se funziona. Oh, non così, non va bene. Costa, ancora lui. Viola subisce un fallo, questo è il cartellino giallo, assolutamente sì. Ah no, abbiamo ancora un cambio, facciamo uscire Memushai e entra Lazar. Anche se è terzino, però lui può giocare anche avanti, può giocare a centrocampista, va benissimo così. Cataldi per Viola, che si gira, Viola prova il tiro da fuori, Viola, mamma mia cosa ha provato. Mi sa che questa partita finisce in pareggio. Purtroppo, se non facciamo un gol adesso,
Non lo facciamo. Attenzione, ci falciano. Romulo, il capitano, va a falciarci. Vediamo se lo ammonisce. Forse sì. L'animazione è quella. Cartellino giallo per Romulo all'86esimo. Abbiamo un calcio di punizione per Cataldi. Però non lo so se riusciamo. Allora, vediamo un po'. Pubblico di casa non sembra per niente soddisfatto delle perdite di tempo della squadra. Vediamo se riusciamo. Vuole guadagnare qualche secondo. L'allenatore lo ha fatto presente più volte. Fare uno schema. Cutrone! Ci prova lui. Volevo fare uno schema diverso, però non so come si faccia. Devo andare a vedere come si fa. Letizia sbaglia tutti i passaggi e finisce qui la partita. Primo pareggio dopo tre vittorie consecutive. Ci sta, assolutamente ci sta. E abbiamo fatto praticamente 10 punti in 4 partite. Questa partita però è andata un po' così così, perché come dicevo, secondo me sì, loro hanno fatto un tiro in porta. Un tiro in porta, un gol. Incredibile. Comunque il Crotone vince 1-0 col Torino. Incredibile anche questo. E sì, allora vediamo cosa ci dicono in ufficio. Gianluca dichiara: no, non giocherai mai. Hai due terzini davanti che sono più forti di te. Comunque, io direi di terminare qui questa puntata, questa ottava puntata della carriera allenatore con il nostro Benevento. Abbiamo fatto una vittoria e un pareggio. Pareggio che ci sta molto stretto, perché sarebbe potuta finire 2-3-1 tranquillamente. Però abbiamo sistemato la difesa. Cercheremo di fare ancora più punti, perché adesso vediamo, perché voglio vedere un attimino. Scusate, guardiamo la classifica. A che punto siamo? Benevento, siamo 12esimi con 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Siamo a 10 punti, a 8 punti dalla Juve, che è prima in classifica insieme al Napoli. Sassuolo terzo con 17 punti, attenzione. Bologna, come vi dicevo, è fortissimo, quindi è quarto a 16 punti. Poi Sampdoria, quinta. Sono tutti a distacco di un punto, è incredibile. È incredibile. Sì, fino all'Udinese che è 17esima, sono 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fino a 18 punti. Noi siamo a 10 punti, quindi a 5 punti dalla Sampdoria che è in Europa League. Non diciamo niente, assolutamente non diciamo niente, perché non voglio. Andiamo a vedere anche i marcatori. C'è Palacio. Signori, Palacio con 10 gol. 8 partite, 10 gol. Palacio. Stiamo parlando di Palacio. Veramente? Il nostro primo marcatore è Cutrone con 5 gol. E poi non abbiamo più marcatori, giustamente, perché facciamo schifo. Ok, va benissimo così. Allora, io vi rimando al prossimo appuntamento con FIFA 18, la carriera allenatore con il Benevento. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, lasciate un commento e condividete il video. Ci vediamo a un prossimo episodio di FIFA 18. Un saluto a tutti da Asbrald.